Questo video, più che un video vlog, voglio che sia una chiacchierata molto semplice, in cui finalmente vi racconterò tutto quello che è successo con le mie due prime famiglie, perché per chi ancora non lo sapesse, ora mi trovo nella mia terza famiglia, ne ho dovute cambiare ben due. Dunque, il 13 luglio sono arrivato a casa della prima famiglia. Casa molto grande, tre piani, saranno stati 300 metri quadri di casa. La famiglia era composta da 10 persone, due genitori e 8 figli. I figli australiani erano divisi in due maschi, uno di 16 e l'altro di 10 anni, e quattro femmine, 23, 21, 18 e 6 settimane di vita. La figlia più grande aveva fatto una figlia piccola, quindi immaginatevi la confusione in casa. Il foglio della famiglia l'avevo ricevuto esattamente un mese e una settimana prima della partenza. Infatti sono partito l'8, il foglio l'ho ricevuto il 1° giugno. Già dalla scheda, per chi non sapesse cos'è il foglio della famiglia, in pratica l'agenzia ti manda una scheda in cui ci sono le foto della casa in cui andrai a stare, foto dei componenti della famiglia e qualche regola che mette sia la scuola che la famiglia. Ad esempio coprifuoco, ad esempio non puoi dire parolacce in questa famiglia, e cose di questo genere. Quando ho ricevuto il foglio di questa prima famiglia, erano tutti molto, come dire, sei stato molto fortunato. Ti è andata bene che sei in una famiglia così numerosa, con così tanti ragazzi, troverai sicuramente degli amici. E un po' mi ero fatto influenzare anch'io. È la cosa più sbagliata del mondo arrivare qua con delle aspettative. Ma inevitabilmente qualche aspettativa bisogna farsela. Avendo io scelto di fare il programma Exchange Student e di venire in Australia, avevo delle aspettative come ad esempio imparare l'inglese, farmi degli amici del posto, essere in una famiglia, imparare una cultura in famiglia. Benissimo. Fin da subito questa prima famiglia non è stata molto inclusiva. Non mi aspettavo assolutamente che venissero ad abbracciarmi, però qualche domanda di base, ad esempio com'è stato il viaggio, pensavo mi facessero delle domande sulla mia famiglia in Italia, pensavo avessero delle curiosità su di me. Invece niente, non mi sono proprio mai sentito, come dire, la novità. Non ho mai provato la sensazione di essere in quella famiglia perché loro volessero apprendere qualcosa della mia cultura oltre che darmi qualcosa della loro. Un'altra cosa che mi ha portato a cambiare famiglia è stata la, chiamiamola disorganizzazione, che si suddivide in tante piccole parti, ad esempio il bucato. Essendo una famiglia numerosissima, non è colpa loro. Mettevo una maglietta da lavare e il mio fratello brasiliano mi aveva detto che a volte ci volevano 2 o 3 settimane. Ok, va bene, però forse no. Ad esempio, avendo la divisa della scuola è un po' difficile. Non è che ho 5 magliette della scuola, ne ho 2. Ogni weekend la devo mettere da lavare e il lunedì le devo avere da poter mettere. Invece non poteva essere così. È stato abbastanza pesante quando un paio di sere sono tornato a casa e si erano dimenticati della cena. È successo anche questo. Oppure quando il sabato sera dicevano: "Ehi, andiamo a prendere la pizza." Eravamo in 10 con magari anche degli ospiti, quindi magari facciamo 12 e prendevano 4 pizze. Parliamo anche della camera in cui ero stato messo. Immaginatevi una specie di armadio, guardaroba, con un letto inserito dentro, anche abbastanza grande, un bel letto. Lo spazio ai lati del letto, tra letto e muro, era di 50 centimetri. Non c'era la luce, c'era solo la luce del comodino, che neanche era messa sul comodino, era per terra, perché non c'era spazio sul comodino. Dall'altra parte del letto c'era un armadio, con dentro l'armadio la scrivania. Una scrivania sarebbe stata grande così. Per chi non lo sapesse, nei requisiti della scuola, se tu vuoi essere una famiglia che ospita uno studente, devi avere una camera di un certo tipo con determinate cose, tra cui la scrivania. Quindi questa famiglia, per rientrare in tutti i requisiti, aveva inserito questa mini scrivania dentro l'armadio. Diciamo che c'erano anche un po' di problemi proprio di spazi. Pensare di vivere 5 mesi in una camera del genere mi deprimeva abbastanza. Non voglio giungere a conclusioni affrettate, però mi sono sentito veramente quasi come un oggetto da cui era possibile ricavare soldi. Perché è vero, bisogna dirlo, che queste famiglie ricevono dei fondi con cui possono mantenere gli studenti dando loro cibo, fornendo i servizi della casa, acqua, elettricità. Va bene, puoi anche ricavarci dei soldi, quindi prendendo questo come un lavoro, però devi fornirmi tutto ciò di cui ho bisogno. Invece, per quanto riguarda i rapporti umani, come ho accennato all'inizio, erano assolutamente nulla. Ok, sono stato in quella famiglia solamente 3 settimane, ma sono proprio i primi giorni in cui una persona dovrebbe dimostrare più affetto, dovrebbe cercare di interagire con la persona nuova che c'è in casa, invece lì c'era il nulla. Con mio fratello brasiliano, quindi anche lui international student che veniva nella mia scuola,
non si era creato rapporto assolutamente. Quindi parlandone con la scuola, dopo un po' sono riuscito a convincere la coordinatrice locale a farmi cambiare famiglia. Arrivato nella seconda famiglia, è stato abbastanza pesante il fatto di aver dovuto dire alla mia vecchia famiglia: non mi trovo bene con voi, da lunedì sarò in un'altra famiglia. Ebbene sì, è stato un compito che ho dovuto svolgere io. La mia coordinatrice ha detto che era mia responsabilità. Io volevo fare questo cambio, io dovevo comunicare questo alla mia famiglia. Quindi una sera sono andato dal mio papà ospitante, mi sono messo sul divano e gli ho detto: senti, ti devo parlare, non mi trovo bene con questa famiglia e preferirei essere in una situazione più tranquilla. Fortunatamente lui è stato comprensivo. Mi ha detto: non ti preoccupare, posso capirlo, spero che nella prossima famiglia ti troverai bene. Passa il weekend, non mi parlano più per tutto il weekend, ma lo posso anche capire. Lunedì mi viene a prendere la mia nuova host mom a scuola. Mi porta con la macchina fino alla vecchia famiglia, prendo tutte le mie valigie, le rimetto in macchina e vado nella nuova casa. Ah, nella prima casa, quando sono tornato con la nuova host mom a prendere le mie cose, non c'era nessuno. Arrivato in questa nuova casa mi sembrava un paradiso, oltre al fatto di avere una camera non grande ma normale, dimensioni normali, con un armadio, una scrivania, un letto, dei cassetti e una luce. Sono subito stato accolto con un grandissimo abbraccio, con calore umano. Addirittura mi avevano fatto della pizza italiana come benvenuto la prima sera. Percepivo proprio la parte di questa famiglia, composta da una mamma, una figlia e una studentessa austriaca di 23 anni, non australiana, austriaca, anche lei qui solo per 6 mesi. Il mio morale era totalmente sollevato. Ho passato 1-2 settimane con il sorriso, mi sentivo finalmente in una famiglia. Dopo qualche giorno però sono iniziati i primi problemi. Cosa è successo? Questa mamma era abbastanza quasi ossessionata da quello che facevo. Aveva paura di farmi uscire per strada quando era buio, ma parliamo delle 6:15, perché era inverno e faceva buio alle 6:15. Non potevo andare in bici da quando iniziava il tramonto, perché era buio ed era pericoloso. Non potevo andare a fare surf neanche se ero con 8-10 amici, se non c'era il bagnino che mi controllava. Non potevo andare alle feste degli altri internazionali, perché magari c'è qualcuno che beve un bicchiere di birra e può diventare ubriaco e ammazzarmi. Vi giuro che mi faceva questi discorsi. Non potevo passare di fianco alle case che mi diceva lei, perché diceva che erano case di drogati. Quando eravamo in macchina insieme, ad esempio quando mi veniva a prendere da scuola e a volte mi portava anche a scuola, lei mi indicava le case delle altre persone e mi diceva: tu lì non puoi passare perché quelli sono dei drogati, quelli spacciano, sono dei drug dealer, non andare lì, cose del genere. Una volta sono tornato a casa alle 10:35 e io avevo il coprifuoco alle 10:30 e lei per tutto il giorno dopo non mi ha parlato, perché aveva quest'ansia. Certe circostanze di cui nel suo rispetto non posso parlare, perché sono problemi che ha avuto lei in passato, ma che si sono ritorsi completamente su di me e io non volevo avere a che fare tutti i giorni con questa aria che si respirava in questa casa di: tu sei mio, devi stare qua, devi fare quello che dico io. Adesso mea culpa, voglio raccontarvi una cosa che ho fatto sbagliata un giorno. Sono andato a Nusa. Nusa è una bellissima cittadina di mare, ad un paio di ore di autobus da qui. Ci si può assolutamente andare, è bellissimo, è uno dei posti più belli dell'Australia, ma bisogna dare a scuola un foglio compilato in cui si dice a che ora vai, a che ora ritorni e che giorno vai. Si chiama Travel Form. Io ed altri internazionali ci siamo andati senza, perché era il primo mese, perché ci eravamo dimenticati di farlo. La scuola ci ha beccati perché una ragazza brasiliana ha fatto la spia. Benissimo. Tutte le famiglie degli altri international student non si sono arrabbiate, hanno detto: sì, però la prossima volta fallo il Travel Form, che è meglio, almeno ci risparmiamo tutto questo sbatti della scuola che si è arrabbiata. La mia mamma era arrivata una mattina, mi ha letto tutta la mail della scuola e anche lì per 2 giorni non mi ha parlato. Ha iniziato ad urlare, a dire: cosa fai, tu tradisci la mia fiducia, io non so più se mi dici la verità o se mi dici bugie, quando mi dici che vai a scuola magari in realtà vai in altri posti, io non lo so. Quindi proprio il rapporto già dalla seconda settimana era totalmente distrutto, almeno lei non lo sapeva, io mi sentivo veramente male. Tanto è cambiato un sacco il tempo, cioè all'inizio del video avevo il sole in faccia, adesso secondo me inizia a piovere tra poco. Quindi ho detto basta, anche qui devo cambiare famiglia, non posso più continuare a stare qua. Questa volta, prima di parlarne con la mia coordinatrice locale, che già la scorsa volta aveva mostrato un po' di resistenza, ho parlato con la mia agenzia italiana, STS, che ho provato veramente in tutti i modi. Ne ho parlato con la mia agenzia italiana, STS. Oltre a tutti questi problemi, il problema più grave è quello che ho anche presentato all'agenzia e alla scuola, di cui non posso assolutamente parlare, ma credo non lo farò mai.
nel rispetto di questa famiglia. Erano dei problemi personali della figlia di questa mamma che aveva avuto in passato e per i quali aveva attualmente delle reazioni a volte spropositate, chiamiamole tristezze. C'erano giorni in cui veramente mi sentivo anche abbastanza in pericolo in questa casa, neanche tanto piccola, comunque 12-13 anni. Non, diciamo che non riuscivo a volte a controllarsi, aveva delle reazioni spropositate. A volte mi chiudevo in camera a chiave perché purtroppo davvero non posso parlarne su YouTube e non voglio, ma i miei amici, la mia famiglia lo sa e sono state cose veramente spiacevoli. Questa volta non ne ho parlato con la coordinatrice locale, ma ne ho parlato prima con la mia agenzia STS, chiedendo loro un ulteriore cambio famiglia, spiegando ovviamente tutti i problemi e chiedendo se c'erano i presupposti per un altro cambio. Dopo la loro risposta positiva, sì, puoi cambiare famiglia, io ho chiesto di essere spostato non in un'altra famiglia a caso, ma nella famiglia di Luke, che è uno studente tedesco con cui ho legato particolarmente, con cui sono particolarmente amico, che aveva un posto che si liberava da settembre. Non so per quale motivo, la mia coordinatrice locale ha fatto resistenza e ha fatto di tutto per non farmi mettere in quella famiglia, assegnando uno studente cileno in arrivo oggi. Ah, tra l'altro proprio arrivato adesso. Quindi questa coordinatrice locale ha assegnato uno studente cileno a quella famiglia per non farmi andare lì. Avrà avuto le sue motivazioni, non so perché. Fatto sta che il giorno dopo aver parlato con la mia agenzia, vado a scuola, ho una discussione, una chiacchierata con la mia coordinatrice locale in cui le dico nuovamente i motivi per cui voglio cambiare famiglia. Al muro, costretta a cambiarmi famiglia dato anche la pressione della mia agenzia che continuava a mandare mail, a chiamarla, comunque erano in contatto, mi dice va bene, cambiamo famiglia, ma questa è l'ultima. Cosa succede? Chiama la mia host mom, le spiega, non so cosa le abbia detto, fatto sta che finita questa telefonata la mia mamma ospitante, mentre io ero a scuola, entra in camera mia, prende tutti i miei vestiti, macchine fotografiche, computer, schede di memoria, gioielli, collane, anelli, passaporto, documenti, biglietti aerei, prende tutta la mia roba, me la mette in dei sacchettoni di plastica e nelle valigie, prende tutto e mette alla porta di casa. Dopo qualche ora mi manda un messaggio, io dovevo uscire di scuola alle 3 e lei mi ha mandato il messaggio verso le 2, con scritto sei un traditore, mi hai mentito, non voglio che tu metta più piede nella mia casa, hai manipolato me e la mia famiglia, non me l'aspettavo da te, cose di questo genere. Ho chiamato subito la mia coordinatrice locale, gliel'ho detto, lei mi ha detto che ero io dalla parte della ragione, mi ha detto di non rispondere a quel messaggio, di andare a casa, prendere le cose e che dopo un'ora sarebbe passata a prendermi la mia nuova e attuale famiglia. In un giorno, un venerdì che non mi dimenticherò mai, ho affrontato tutto questo. Sai che forse era venerdì 17, non lo so. Comunque in un giorno ho davvero affrontato, è stato il giorno più pesante della mia vita. Immaginatevi voi essere dall'altra parte del mondo, tra l'altro mentre in Italia tutti dormivano e nessuno mi rispondeva, perché avevo scritto su WhatsApp a mia mamma, giustamente erano le 4 del mattino, tipo lei non è che poteva rispondermi. Immaginatevi la sensazione che ho provato quando ho visto tutte le cose che avevo, beni personali, impacchettate da un'altra persona a una porta. Immaginatevi quanto mi sono sentito sballottolato di famiglia in famiglia, tutto così velocemente, veramente come una specie di oggetto. È successo anche questo. Anche questa è un'esperienza che mi formerà assolutamente, ma lo sto dicendo ora perché ora ho trovato la pace, ora sto bene con me stesso, sono in una famiglia assolutamente normale, non perfetta, sono in una famiglia normale. Quando sono arrivato in questa famiglia ho proprio avvertito subito una tristezza, una debolezza, poi loro sono molto freddi, ma col tempo ho capito che è proprio il loro modo di essere e lo apprezzo e lo rispetto molto, perché nella loro freddezza sono molto corretti e rispettosi in tutto. Piove! Ok, sta iniziando a piovigginare, sento le gocce, quindi devo chiudere questo video. Attualmente questa famiglia mi piace, ho mamma, papà, fratello australiano di 10 anni e fratello tedesco di 15, che fa anche lui 6 mesi. La casa è molto bella, la camera è molto grande, abbiamo la piscina, abbiamo un bel giardino, c'è anche un cane molto simpatico. Vi dico, se non vi trovate bene con la famiglia in cui siete, cambiatela. Cambiatela, non c'è niente da fare. La famiglia fa il 90% delle emozioni che provate, perché questa qua che sarà la vostra base di riferimento. Quando tornate da scuola è qua che siete, è qua che dormite, è qua che vi svegliate, è qua che passate i momenti morti, è qua che fate i conti con voi stessi. Se qua non vi trovate bene, vi porterete avanti per tutta l'esperienza questa brutta sensazione di essere in un posto che non vi piace. Eh? Non ve l'aspettavate? Lo so. E quello che posso dire, che fa veramente la differenza, è che loro non lo fanno per i soldi. Loro lo fanno, me l'hanno anche spiegato, per dare una cultura più internazionale al figlio di 10 anni che hanno. E secondo me è una cosa molto bella. Il video è finito, spero di non essere entrato troppo nei dettagli, di non aver detto cose che non dovevo dire. Beh, ciao.